È stato il provvidenziale intervento del pastore abruzzese che era in casa a salvare la vita ad una donna moldava di 33 anni aggredita questa mattina a Francavilla al Mare da BR, queste le iniziali, 27enne albanese senza fissa dimora è già noto alle forze dell'ordine. Invaghito della ragazza attorno alle 9.30, il 27enne si è presentato sotto casa di lei in contrada Valle Anzuca a poche centinaia di metri dallo stadio della città e dopo aver suonato al cancello esterno dell'abitazione ricevendo l'ennesimo rifiuto, ha scavalcato la recinzione scagliandosi come una furia contro la 33 raggiunta da 11 coltellate all'addome e al torace. A quel punto proprio l'arrivo del cane che ha morso l'aggressore alla testa e alle mani ha messo in fuga il 27enne che si è così allontanato gettando il coltello a serramanico nelle campagne circostanti l'abitazione, arma che è stata poi recuperata dai carabinieri della stazione di Francavilla al Mare. La madre e la sorella della vittima in casa al momento dell'aggressione hanno chiamato il 118 e i carabinieri che in breve tempo sono riusciti a risalire all'uomo che è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. La vittima dell'aggressione invece è stato operata d'urgenza all'ospedale di Chieti per ridurre le lesioni al fegato e al polmone. La 33enne ricoverata nel reparto di chirurgia al momento non sarebbe in pericolo di vita.